Ciao a tutti, una cosa che mi sta molto a cuore sono i corsi per neofiti. I corsi per neofiti sono importantissimi per quanto riguarda la tecnica di base. Molto spesso vedo che non viene ben considerata questo fattore molto importante che è la tecnica di base per passare immediatamente a tirare queste benedette frecce, a far giocare il principiante direttamente, quasi alla prima lezione, fargli tirare le frecce sul bersaglio e non iniziare sin da subito con quelle che sono magari attività leggermente più noiose ma molto più redditizie, diventeranno molto più redditizie in futuro. Quali sono queste? Dovremo iniziare con un'attività esclusivamente a corpo libero, per poi passare a un'attività con l'elastico e poi mimare il gesto, la forma di tiro con un arco e vedremo con che modalità. Ma soprattutto queste attività di base che permetteranno poi di avere una buona forma di tiro, una buona sequenza di tiro, quindi un buon rilascio e un buon allineamento, che saranno le cose più importanti, proprio perché se non otteniamo sin da subito questi fondamentali, non le fissiamo fin da subito nel principiante, bloccheremo le sue performance a un livello medio, non riuscirà mai più ad ottenere dei buoni risultati. Dovrà proprio ricominciare da capo, riformattare proprio la sua forma di tiro per ottenere poi dei buoni risultati. Lo blocchiamo, lo plafoniamo a un livello assolutamente medio. Quindi dobbiamo senz'altro cominciare con il corpo libero, e adesso vedremo da un principiante, vedremo come ottenere questi risultati. Quindi con questo movimento 1, 2, 3, 4. Questo sarà il movimento da fare poi con la banda elastica. Questa sarà la banda elastica da utilizzare. 1, 2 e rilascio. E lo vedremo poi in modo molto più interessante. Un'altra cosa da utilizzare, che io consiglio a tutti gli istruttori di utilizzare, è la finta corda, proprio per far mimare agli arcieri questo fondamentale che sarà il rilascio. Quindi con pochissime libre andare in ancoraggio, gomito bello alto, innescare i rotari, rilasciare. Adesso lo vediamo direttamente.